La sua era una vita di una tredicenne normale, come ce ne sono tante nel nostro paese, divisa tra la scuola, i genitori, gli amichetti, le amichette e magari il controllo per l'apparecchio dei denti. Aveva appena finito i compiti, era uscita per andare a riprendere il registratore in palestra per vedere e salutare ancora una volta le sue compagne di corso. Poi però il ritardo, le telefonate senza risposta, infine la disperazione, naturalmente, dei genitori. Con noi in studio c'è Raffaella Grigi, che ha seguito il processo, la prima sessione del processo a Massimo Giuseppe Bossetti. Stiamo parlando naturalmente del caso di Yara Gambirasio. C'è una domanda subito per l'avvocato Calabretta, e cioè: era proprio necessario che i genitori testimoniassero di fronte a Massimo Giuseppe Bossetti, di fronte ai giudici? Non bastavano, insomma, le dichiarazioni che avevano già rilasciato agli inquirenti? Beh, credo sia stato un momento importante di questo processo nei confronti di Massimo Bossetti, poiché in realtà i genitori di Yara hanno confermato quanto tutti noi abbiamo imparato a conoscere di questa bambina, ovvero una bambina rispettosa, una bambina che comunque aveva come dire, rispetto delle regole e che non, se vogliamo, aveva nessun spazio vuoto nella sua vita, ovvero non c'erano degli elementi che potevano emergere, diciamo, che potevano in qualche modo etichettarla come una ragazzina ribelle. E io credo che comunque sia stato centrato uno degli obiettivi della difesa di Bossetti, ovvero quello di separare completamente le vite di Yara e quella di Massimo Bossetti, ovvero i due non si conoscevano. Ecco, probabilmente anche la metodologia degli avvocati di parte, sia dell'accusa che della difesa. Io credo che appunto il rito ordinario, se ci sarà appunto una super perizia, questo consentirà di non accogliere quello che è stato fatto fino a questo momento, e si potranno aprire degli scenari anche favorevoli a Bossetti, proprio perché un processo si svolge attraverso quelli che sono le acquisizioni di dati circostanziali, testimonianze e prove scientifiche. Però se la prova scientifica non è certa, lo dice anche la Cassazione, e diventa incerta, la prova che dovrebbe formarsi durante questa fase dibattimentale non c'è, e quindi grazie, si potrà profilare qualcosa di positivo anche per Bossetti, però staremo a vedere effettivamente, e noi qui saremo.